forza ragazzi, se c'è qualche cosa che volete portare via, questa è l'ultima occasione, eh? Che qui ora arriva l'antiquario e svuota tutto. Non ricominciamo, eravamo tutti d'accordo a vendere. Io no. Casa dolce casa, ma non per tutti. Quattro fratelli decidono di vendere la bella casa di famiglia in campagna. C'è chi ha problemi economici e chi ha crisi esistenziali. Inoltre il padre è in coma da tempo. Ma il giorno dopo la firma dal notaio, ecco che papà si risveglia e chiede della casa. Un bel guaio per Alex e Lino Guanciale, i gemelli Oreste e Stefano Fresi e Giacinto Libero De Rienzo e Fanny Matilde Gioli. Esce in sala giovedì 16 novembre La casa di famiglia, prima regia cinematografica per l'attore Augusto Fornari. E vedrai che il problema sarà proprio il busto di Beethoven. Lo sistemiamo, lo sistemiamo. Matilde Gioli e Stefano Fresi sono stati ospiti di ADN Kronos Live per presentare il film. C'è un cane a un certo punto, che non c'è più, in realtà muore durante il coma di papà, per cui dobbiamo sostituirlo con uno molto molto simile. E questo cane chiaramente da sceneggiatura doveva essere aggressivo, violento, e non lo era affatto. Sono faticosissimo farlo abbaiare, farmi rincorrere, era di una dolcezza inaudita quel cane, quindi è stato molto divertente sul set relazionarmi con, avendo paura di un batuffolo d'amore, insomma. Io mi sono molto divertita con Tony Fornari, che è il fratello di Augusto e anche sceneggiatore del film, che nel film fa un po' l'antagonista, no? Fa colui il quale, insomma, poi prende, compra la casa, che è innamorato di me da una vita, e io faccio una cena con lui, non vi svelo il motivo, e lui deve essere assolutamente un personaggio disgustoso, e in questa cena io devo essere molto seria. Il problema è che, insomma, lui era talmente bravo a caricare questa cosa che sui primi piani ridevo come una pazza, e meno devi ridere, più ridi. Chi glielo dice che abbiamo venduto casa? E vabbè, glielo diciamo tutti insieme. Sì, facciamo il corretto. I fratelli, approfittando del coma del padre Sergio, Luigi Di Berti, mettono in vendita tutto quello che si trova nella villa. Poi, al risveglio del babbo, devono recuperare in gran fretta mobili, cimeli di famiglia e persino l'amato cane. Vi aspettiamo con gioia, passerete una bella ora e mezza. Una casa di famiglia ce l'avete tutti, quindi venite a vedere com'è meglio gestirla e come no. Beethoven, papà. Ta 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 ta. Luci sfavillanti di slitte e pacchi di Natale, alberi che brillano e cambiano colore, fontane d'acqua e luci che stillano musica e magia. E Favole di Luce, l'iniziativa che dall'anno scorso Gaeta offre ai visitatori e che regala una visione sorprendente della splendida cittadina in un periodo inedito, quello autunnale. E attraverso questo progetto stiamo cercando di destagionalizzare e creare sviluppo economico per la nostra città e quindi occupazione. Le favole di luce incantano i nostri visitatori, li fanno sognare in una città bellissima, ricca di monumenti, ricca di storia, con 7 bellissime spiagge. Ora si arricchiscono anche delle luci artistiche che vengono posizionate in un percorso pedonale in tutta la città di Gaeta. Gaeta, diciamo, abbraccia tutti quelli che sono i visitatori, i turisti, e invito tutti quanti a venire dal 4 novembre al 14 gennaio a godersi queste bellissime favole di luce. I turisti possono alternare una passeggiata sul porticciolo ad una delle vie principali, tra la Gaeta Nuova e quella medievale, tra mapping in 3D sui palazzi storici e trenini che regalano a grandi e bambini una magica esperienza. L'anno scorso l'iniziativa ha visto avvicendarsi 300.000 visitatori, quest'anno solo all'inaugurazione oltre 10.000 presenze. Un segnale che la cosa piace e molto, nonostante le diffidenze iniziali. Quando abbiamo inaugurato l'anno scorso le persone erano molto restie a questo progetto, un progetto che ormai ha fatto arrivare Gaeta sui palcoscenici nazionali, mi auguro anche internazionali. Ogni fine settimana e nei giorni festivi, la fontana di San Francesco si illumina con uno spettacolo d'acqua, luci e musica. La festa si conclude con 10 minuti di fuochi d'artificio, che lasciano tutti senza fiato. Un grande spettacolo e un grande assist all'economia della cittadina. Ci immerge in un Natale che sembra lontano, ma a Gaeta è già arrivato ed è molto vicino. Questa storia è stata raccontata perché ha le caratteristiche che io desidero da una storia, cioè è una storia di forti passioni. Io amo molto raccontare le passioni umane perché si scontrano l'un l'altra e producono il nostro destino.
Io amo molto questi protagonisti che in qualche modo hanno sfidato il conformismo sociale, perché ci vuole coraggio per farlo, ecco perché amo le figure femminili, e poi affronta temi di attualità. In questo libro affronto il tema della inimicizia fra donne, ecco perché il titolo Le nemiche. Le protagoniste sono da una parte Isabella d'Este, nobildonna di origini molto importanti, ma soprattutto, ed è questo che a me piace molto di lei, donna di grandissima cultura. Dall'altra parte c'è Lucrezia, che è agli antipodi, perché lei i meriti non le vengono da meriti personali, come Isabella, che è, diremmo oggi, icona di stile, guida la moda, eccetera, eccetera. Lei, la fama di cui gode, le viene per i demeriti della sua famiglia, per la pessima fama che la sua famiglia ha. Quindi quello che si ha di lei non è stima, rispetto come per Isabella, ma timore, terrore, ispirato dalla famiglia che ha alle spalle. L'una e l'altra alimentano questa loro inimicizia attraverso questa contrapposizione, ma poi, come dicevo prima, la passione umana farà la sua parte e segnerà il nostro destino, perché le passioni umane combattono dentro di noi e segnano il nostro destino, si innescheranno avvenimenti conseguenti proprio allo scatenarsi di passioni che innescheranno tragedie, perché questa inimicizia poi sarà alimentata da ragioni molto più forti, molto più profonde, e porterà a vendette. Detroit è una città in guerra, continua la violenza. Polizia dello Stato e Guardia Nazionale sono sul posto. Dichiaro lo stato d'emergenza. Per la regia di Catherine Bigelow esce nelle sale l'atteso Detroit, con John Boyega, Will Poulter e Algie Smith. Do per scontato che siete tutti criminali! Ma di questo tu non parlerai mai con nessuno. È chiaro? A Detroit, nel 1967, è in corso una delle più grandi e intense rivolte della storia degli Stati Uniti. Ma il cambiamento sta arrivando! 2 giorni di disordini e la notizia della presenza di armi vicino al motel Algiers spingono la polizia a intervenire, ricorrendo a interrogatori sempre più violenti che causeranno morti e feriti. Ma il cambiamento sta arrivando! Ci uccideranno. Devi sopravvivere alla notte. Sopravvivere alla notte. Vuoi andare a casa? Sì. Che è successo in quel motel?